e birra e vado soltanto agli affari miei. Non corro questi rischi. Non t'agitare, Tamor, t'ho capito. Ora ascoltami tu. La signora ha cambiato parere. Sono stato chiaro? Il contratto non vale più. A cosa seguita a parlarmi di questo contratto? Gliel'ho detto, io vendo birra. Vedi, Tamor, non è per i soldi. I soldi sono persi ormai. Non devi preoccuparti di restituire i soldi, no. È l'uomo che li ha presi che io devo conoscere. Gliel'ho già detto, non so di cosa stia parlando. Se tu vuoi aiutare la signora, chiamami. Se non mi cercherai tu, sarò io a trovarti. Lui sa. Io sono sicura che lui sa. Sì, e sa anche che noi sappiamo. Quello che non sappiamo è se il contratto è una truffa o se invece sarà rispettato. Dove stiamo andando ora? A dare un'occhiata in albergo. Si ricordi che fino a prova contraria c'è una taglia sulla sua testa. Vuol dire che chiunque tra la gente qui intorno può tentare... Sì, ogni persona in ogni luogo. Come quell'uomo, per esempio. Oh, no, andiamo. L'ha mai visto prima d'ora? No, non mi sembra. Ma perché proprio lui? Perché no? Non ha la faccia del killer. Come fa a dirlo? Non saprei, non c'è una ragione precisa. Perché mi guarda con quell'aria cattiva? Perché lei, cara signorina, non fa quello che le ho detto. Metta giù la testa e si ricordi che quando dico una cosa, deve farla! Pronto? C'è Joe lì. Cosa? Potrebbe dirgli che... No, 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 non fa niente, lasci stare. Richiamerò io. Salve, cosa vuole da bere? Una bella birra fresca?